giorno. Va bene, noi abbiamo analizzato come abbiamo perso e dopo lunedì non abbiamo parlato più della partita, perché si spera aspetta una partita difficile. Siamo stati concentrati tutta la settimana, però è una sconfitta che qualcuna sconfitta puoi fare anche bene per svegliare la squadra un poco, e penso che sappiamo tutti lo che dobbiamo fare meglio, lo che dobbiamo correggere, e così possiamo anche domani fare una buona partita, sapendo che si è fatto male, e intentare a migliorare tutto. Sì, abbiamo perso perché ha mancato un poco di concentrazione, una partita che è stato praticamente controllata 80 minuti perfettamente, dove l'avversario non ha avuto occasione chiara di gol, e dopo gira tutto in due minuti. Però calcio è così, può succedere. Devo ricordare che anche a Pescara era una partita simile come questa, dove abbiamo controllato la partita e dopo di aver preso un gol abbiamo perso un po' il controllo della partita. Per fortuna abbiamo vinto nel minuto 94. Questa ultima partita non è successo questo, è successo che abbiamo perso la partita nel minuto 94-95, però calcio è così. Però c'è un piccolo problema quando prendiamo un gol, la squadra si sente un poco insicura, e questo dobbiamo, in questo punto dobbiamo migliorare. Sì, in calcio è così, che dopo un gol fatto, dopo un gol preso, sono sempre 5 minuti dove l'attenzione e concentrazione deve essere un poco più alta, e dico che questo in 2-3 partite ha mancato, anche partita di Varese che abbiamo fatto 1-1, e prossimo attacco abbiamo preso un rigore. Sono momenti che dobbiamo svegliare, dobbiamo essere attenti, e pare che non succeda questo. Bagu ha fatto tutta la settimana allenamento con la squadra, non c'è problema nessuno. È un piccolo fastidio in ginocchio, però lui vuole giocare, e dopo valuteremo dopo la partita come il ginocchio sia impegnato o sta uguale. Lui è un giocatore che può soffrire dolore e giocare, però è un giocatore forte fisicamente. Vuole giocare, per noi è stato molto importante nelle ultime settimane, e per questo penso che sarà pronto domani per la partita. Va bene, bene, qualcuno può essere un poco più stanco che altro, però ho parlato con qualcuno questa settimana, le voleva dare libero, però non volevano, non vogliono avere libero, vogliono allenarsi, non voglio nombrare a nessuno, però qualcuno che magari è più stanco perché ha giocato tanto, perché si allena con una intensità massima tutti i giorni, può essere un poco stanco, però ragazzi vogliono allenarsi, vogliono fare tutto, e io sono sempre a disposizione di parlare con loro e a qualcuno di dare 2-3 giorni liberi quando si può dare, per recuperare meglio e più velocemente. Noi abbiamo sempre un plan A e plan B,
per la partita. Durante la partita possiamo cambiare anche il sistema di gioco, questa è la qualità di questa della nostra squadra, però non sono sicuro che Cittadella giocherà così chiuso, perché lo che ho visto di Cittadella contro Carpi, ho visto contro Brescia, ho visto contro Vicenza e non ho visto una squadra che ha giocato chiuso. Tutte queste partite dopo 20 minuti devono vincere 2-3-0, anche contro Carpi che hanno perso 5-2, hanno fatto primi 20 minuti buoni, anche contro Brescia sono rimasti con 9, hanno pareggiato, è una squadra buona che non merita questa classifica, sono sorpreso come hanno giocato queste ultime partite. Non lo so, magari sembro freddo, però non sono freddo a niente. I giocatori me conoscono come sono prima della partita, come sono entro due tempi nel spogliatoio. Loro possono parlare come sono io di temperamento o di emozioni. Forse non dimostro sempre emozioni fuori, qualcuna volta sì, qualcuna volta no, però penso che un allenatore si vuole avere una squadra equilibrata, deve essere equilibrato, perché io dico sempre che la squadra è specchio dell'allenatore. Per questo dico, quando la squadra non funzionerà, il primo culpabile sarà l'allenatore, perché non trasmette emozioni, non trasmette il temperamento, non trasmette la voglia. Ma è successo già, per qualcuna ragione è successo, succede. Però io sono sempre benvenuto, do la benvenuta a tutti i giocatori che vogliono fare di leader. Leader è molto importante, avere un leader nella squadra è molto importante. Dopo si deve dire che oggi nel calcio sono ogni giorno meno di questi tipi di leader, questi ragazzi. Non so perché, però è libero di diventare un leader in una squadra, perché il lavoro dell'allenatore è più facile. Perché se un leader puoi organizzare qualcuna cosa nel campo durante la partita che non puoi fare allenatore, non puoi influire allenatore quando nel minuto 82 hai perso un gol e dobbiamo essere uniti nel campo e dobbiamo parlare. Tutte queste cose puoi fare un leader. C'è questo Spezia, ci potrà essere, c'è già qualcuno che... Ma sì, sono tanti giocatori esperti come Ceccarelli, come Piccolo. Juan è un leader che non parla alto, però parla. Sembra un giocatore timido che non parla tanto, però non è così. E dopo dico che tutti possono parlare. E tu, Datkovic, quando gioca parla altissimo, e tutto questo è molto importante, no? Che significa somiglia? Come io? Ma non lo so, vi devo regalare un video mio per vedere come io giocavo e magari... Voi potete dire meglio che io chi mi ricorda. Io dico, nella mia squadra magari no, però Bonaventura di Milan è un giocatore che è simile a come giocavo io. Magari io non giocavo a questo livello dove gioca lui, magari nel mio livello era un poco io più pericoloso per la porta dell'avversario, perché faceva un poco di più gol che fai lui, però con le caratteristiche di Bonaventura. Sì, cioè fa qualcun gol, dico, però magari io giocavo un poco ancora più offensivamente, però questo non è tema di oggi.
Ma non forse, deve crescere. È un ragazzo giovane che mai ha giocato 2 anni fa, che non gioca con continuità. Ha giocato in Montenegro, che è una liga che non si può comparare con la Serie B. Per questo, questi alti e bassi che puoi avere un giocatore giovane sono normali. Per questo lo accettiamo così. E Marco si allena bene, sta a disposizione. Dopodomani decideremo se gioca lui o gioca Schiattarella, che sono 2 giocatori per una posizione. Ma dico che tutti giovani, io penso che un giocatore se puoi migliorare da 24 anni, 25 anni, dopo non è possibile migliorare un giocatore tecnicamente o tatticamente, magari un poco, però tecnicamente non si può migliorare. Se puoi migliorare un aspetto fisico, aspetto psicologico, però tecnico penso che no. Per questo penso che tutti i ragazzi come Datković, come Acampora, Cissotti, Gagliardini, Bakic, tutti i giovani, Cianagia che ci sono, possono migliorare tanto, e miglioreranno quando prendono la possibilità di giocare, perché giocando si migliora meglio. Comunque, visto la difesa 3, cioè... Sì. Può confermare. No, è una cosa, è una difesa che non ha dato buoni risultati negli ultimi tempi, e per questo non vogliamo cambiare. Vediamo durante la partita come si presenta la partita. Grazie. Grazie a voi, ciao.